Sofferenze, paura, violenza e fuga dalla disumanità. Papa Francesco tratteggia la difficile situazione in Medio Oriente ricevendo in udienza in Vaticano i fedeli della comunità siro-antiochena ed i loro pastori riuniti per celebrare il loro sinodo al di fuori del territorio patriarcale per via della guerra. Il pontefice esprime il suo incoraggiamento per le popolazioni di Iraq e Siria provate da situazioni difficili e assicura la sua preghiera. Ricorda poi che il contesto di insicurezza in Medio Oriente ha favorito lo spostamento di fedeli verso le eparchie della diaspora e questo ha mutato le esigenze pastorali. Francesco parla da un lato della sfida di rimanere fedeli alle origini e dall'altra della necessità di operare per il bene comune in scenari culturali diversi. Questo movimento di fedeli verso paesi più sicuri afferma e impoverisce la presenza cristiana in Medio Oriente, terra dei profeti, dei primi predicatori del Vangelo, dei martiri e di tanti santi. Il Papa ricorda la fuga di molti per mettersi a riparo da una disumanità che getta sulle strade popolazioni intere, lasciandole senza mezzi di sussistenza. Da qui l'invito alle chiese a rispondere ai bisogni umanitari di chi resta e di chi si è rifugiato in altri paesi.